Il commissario Ricciardi 3, tutto sulla nuova stagione della fiction Rai. Il commissario Ricciardi è stato rinnovato tempo fa dalla Rai per la sua terza stagione. Dopo il successo delle due precedenti, ovviamente la Rai ha deciso di proseguire, continuando a trarre le storie del protagonista dagli amati romanzi gialli di Maurizio De Giovanni. Al momento non è stata resa nota la sceneggiatura della terza stagione né quello che succederà nel dettaglio. Questo è dovuto al fatto che attualmente non sono nemmeno iniziate le riprese. Però, in tutta probabilità la trama sarà ispirata al terzo romanzo di Maurizio De Giovanni, come è stato fatto per le stagioni precedenti, La condanna del sangue. Nel corso della terza stagione, quindi, al centro dovrebbe esserci l'omicidio di Carmela Calise, un'anziana cartomante ed usuraia che viene trovata priva di vita. Da quel momento partono le indagini che si rivelano estremamente complicate, considerando che tante persone volevano togliere la vita alla misteriosa Carmela, la quale dava speranza a tanti prestando denaro, e poi si comportava come una usuraia a tutti gli effetti. Nel corso della stagione il commissario Ricciardi scopre che una persona molto vicina a lui si è servita di Carmela e del suo lavoro. Il brigadiere Maione invece porterà avanti le indagini sull'aggressione subita dalla bella Filomena Russo. Sullo sfondo ci saranno le vicende private dei protagonisti, come sempre, ed anche dei singoli casi che Luigi Alfredo riuscirà a risolvere grazie ai poteri ereditati dalla madre. Per quanto riguarda la data d'inizio, in cui sarà possibile vedere sulla Rai la terza stagione del commissario Ricciardi, c'è ancora da attendere. Lo stesso Lino Guanciale, attore protagonista, che ovviamente tornerà nei panni del suo commissario, ha dichiarato che le riprese sul set inizieranno dai primi mesi del 2024. Considerando i tempi con cui le precedenti stagioni sono state mandate in onda, e la classica tempistica per le riprese e la produzione, probabilmente bisognerà attendere i primi mesi del 2025. Purtroppo quindi i fan della fiction dovranno aspettare ancora un po'. Per quanto riguarda il cast, invece, è confermata la presenza di Lino Guanciale e degli altri personaggi principali. Tornerà Antonio Milo ad interpretare Maione, e Serena Iansiti nel ruolo di Livia. Ovviamente sono previste anche tante new entry, come potrebbe essere anche la stessa Carmela, perciò ci si può aspettare che arrivino dei nuovi attori sul set. Per le altre informazioni bisognerà sicuramente pazientare ancora un po'. Voi che cosa ne pensate? Avete già seguito le altre stagioni di questa serie e vi piace oppure no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.